Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46 e finalmente risponderò alla domanda che mi avete fatto in tantissimi, ovvero che scheda video acquistare. Prima di iniziare un attimo con il video voglio dirvi una cosa, come potete vedere dalle mie spalle sono tornato a casa mia a Venezia, quindi torneranno i video con più frequenza, torneranno i live e cercherò di portarvi sempre contenuti sia di qualità maggiore che con più frequenza. Quindi passiamo subito all'argomento che interessa a tutti, ovvero che scheda video acquistare. Con la nuova serie Pascal, Nvidia ci porta GTX 1080, il suo nuovo top di gamma. Attualmente è la scheda video singola più potente al mondo. Per maggiori informazioni, clicca il link in descrizione. Nelle ultime settimane barra mesi sono state presentate da entrambe le case, quindi sia da Nvidia che da AMD, le nuove schede video. Una con architettura Pascal e una con architettura Polaris. Come al solito c'è stata la guerra tra chi diceva che una distruggerà il mercato perché ha un prezzo troppo basso, l'altra distruggerà il mercato perché ha delle prestazioni troppo elevate. In realtà non è andata proprio così. Abbiamo fatto un buon passo avanti visto che la nuova 1060 e la nuova RX 480 hanno degli ottimi consumi e offrono delle prestazioni veramente incredibili. Per quanto riguarda l'RX 480 si troverebbe anche a un prezzo più basso, ovviamente se stessimo parlando degli Stati Uniti, parte dai 199 teoricamente dollari per la versione da 4 giga. In Italia e in Europa invece questo modello non è stato venduto. Anche se poi si è scoperto che il modello da 4 giga era solo bloccato via software, quindi era possibile sbloccare i 4 giga rimanenti di RAM che effettivamente erano sulla scheda. Per quanto riguarda questa scheda, si trova in Italia a un prezzo di partenza di 289 euro. Un ottimo prezzo visto che le prestazioni e i consumi sono veramente ottimi. Su questa cifra sempre si trova anche la 970. Queste due schede si tengono testa a testa. Ovviamente la scheda da parte di AMD ha un'architettura più nuova, quindi sicuramente avrà delle ottimizzazioni driver e software, però come prestazioni effettive siamo veramente simili. Sempre su questa fascia di prezzo troviamo anche però la GTX 1060 e, come avevo detto nel video precedente, il prezzo si aggira intorno ai 300 euro, non 4000 come era stato detto da tanti. Hanno detto partirà da 249 euro, quindi 249 dollari, quindi in Italia arriverà a 400 euro e quindi l'RX 480 sarà a metà prezzo e quindi varrà la pena, e poi la GTX 1060 non ha il supporto per lo slide. Ok, lasciamo perdere questa cosa. Perché? Perché il prezzo di lancio della GTX 1060, ovviamente aftermarket, si può trovare addirittura a 279 euro, quindi 10 euro in meno dell'RX 480, per avere prestazioni maggiori in praticamente tutti i giochi. A parte alcuni, ad esempio Hitman, dove per qualche motivo qualche FPS in meno, probabilmente per un'ottimizzazione di driver non effettuata correttamente su quel gioco, però sicuramente verrà corretto o verrà modificato con l'aggiornamento dei driver. Quindi per quanto riguarda la fascia media, a mio parere, perché non possiamo considerare la fascia bassa, che si può considerare diciamo dai 200 euro in giù, per la fascia media si può decidere tra tre scelte: la GTX 970, l'RX 480 e la 1060. Ovviamente fino a l'uscita della 1060 avrei incluso anche la 970, adesso direi che si può spostare fuori da questa classifica visto che il prezzo è veramente simile, si parla di 260 per la 970, quindi vale assolutamente la pena mettere via un paio di euro in più e prendere la 1060, visto che ha prestazioni maggiori della 1060, consuma meno e ha l'architettura nuova. L'RX 480 non mi sento di consigliarla vivamente in Italia, perché il prezzo è troppo simile a quello della 1060, almeno a mio parere. Poi ci sono tantissimi che consigliano AMD al posto di Nvidia. A mio parere la 1060 vince a mani basse contro l'RX 480, quindi se voi siete degli AMD fanboy mi dispiace, però questa è la mia opinione, non è detto che sia così. Per quanto riguarda il fatto che con la 1060 non si possa effettuare lo SLI, sì, è vero, perché effettivamente manca il connettore, però si può utilizzare comunque nei giochi supportati, si possono utilizzare due schede. Ovviamente Nvidia consiglia di, se dovete comprare due 1060, perché non comprate una 1070 o una 1080? Ovviamente la maggior parte dei giochi sono ottimizzati per andare con una scheda, visto che negli ultimi anni sì, è aumentata la compatibilità per i sistemi multi GPU, però non è mai stata 100% scalabile, quindi non è detto che due schede video vadano effettivamente il doppio rispetto a una scheda video singola. Quindi per la fascia media potete farvi un'idea. Se si vuole salire di prezzo, qui si fa un bel salto, perché ci si sposta direttamente sui 479, dove si può trovare la GTX 1070. Ho deciso di saltare a pie pari la 980 perché ha un prezzo veramente
inutile in questo momento, si trova intorno ai 430 euro, dove possiamo trovare la 980 Ti o anche overclockata con i super dissipatori o quello che è, circa 450 euro, oppure la 1070 a 479. Quindi il prezzo è veramente simile. Ovviamente ci sono offerte, sconti, quello che è. Per chi vuole spendere una cifra intorno ai 500 euro, 450 500 550, assolutamente la scelta può cadere tra la 1070 e la 980 Ti. Tra queste due non c'è una grandissima differenza. Ovviamente, se potete, vi consiglio di andare con la scelta della 1070, perché consuma meno, scalda meno, le prestazioni sono molto simili, ha più RAM e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente la scelta cade tra queste due. Se invece siete i super gamer enthusiast, volete giocare in 4K e avere sempre tutti i dettagli al massimo e avete anche un bel portafoglio, potete pensare di acquistare la 1080. Non ci sono altre scelte su questa cifra, siamo intorno agli 800 euro, 750 800 euro, però se volete il massimo delle prestazioni, ovviamente la 1080 è quello che fa al caso vostro. 8 giga di RAM, prestazioni veramente incredibili, a un prezzo che non è super economico, però visto che la vecchia flagship di Nvidia era intorno ai 1200 euro, 1000 qualcosa euro, che era la Titan X, in questo momento siamo già scesi di prezzo per avere delle prestazioni notevolmente superiori. Quindi, facendo un piccolo riassunto, se avete un budget tra i 200 e i 300 euro, vi consiglio assolutamente o la 1060 o la RX 480. A mia opinione, la 1060 tutta la vita. Per quanto riguarda la fascia di prezzo tra i 450 e i 550, non ci sono altre scelte, 1070 o 980 Ti. In questo caso, 1070. Per quanto riguarda la fascia di prezzo ancora più alto, o Titan X o 1080, ovviamente 1080. Sì, tutte le scelte sono cadute su casa Nvidia, anche perché la scheda video più potente teoricamente adesso in questo momento dell'ultima architettura AMD è l'RX 480, quindi non c'è nemmeno tanto da poter scegliere. Spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere con la funzione di annotazione Strawpool, come abbiamo fatto l'ultima volta, quale scheda video secondo voi conviene comprare. Vi metterò una lista di schede video, voi potete votare sia da telefono che da computer, perché ovviamente le schede funzionano da entrambi i dispositivi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento, con un like se il video vi è piaciuto, con un dislike se non vi è piaciuto. Ovviamente in descrizione come al solito trovate tutti i link ai social, ad Amazon se volete supportare il canale in modo gratuito. E da Blink è tutto, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!